Briganti Rebels, don't blame us. Libertà, passione, condivisione. È chiaro che se hai passione, piacere, curiosità anche di metterci le mani tu sulla motocicletta, beh, nulla ti vieta di smontare, montare, pulire, sistemare e così via. Quelli più bravi sono anche capaci da zero di prendere una moto, un ferro vecchio, e pianin pianino un pezzo lo portano dal carrozziere, un pezzo se lo mettono a posto loro, una cosa se la fanno dipingere, una cosa se la fanno, si fanno aiutare dall'esperto meccanico, dall'amico. Io ho visto persone che con poca spesa e magari con un anno di lavoro, la sera dopo il lavoro, ecco, dopo tornati a casa, due serie a settimana, tre serie a settimana in garage, hanno preso un ferro vecchio e l'hanno fatto ritornare una motocicletta fruibile e godibile, facendo insomma una versione più specifica del buon vecchio bricolage che tutti quanti a casa nostra facciamo quando mettiamo un chiodo nel muro per appendere un quadro, piuttosto che aggiustiamo la porta dell'armadio che non si apre bene. Certo, se poi sei una persona che ha disponibilità economiche importanti, beh, tieni presente, sono le aste di Bonhams, Coys, H&H, tipicamente inglesi, una cosa che in Italia purtroppo non ha, o per fortuna non lo so, non ha preso piede. E beh, lì io quest'anno ho visto vendere motociclette 400.000 euro, 300.000 euro, 200.000 euro. Però lì non è più il discorso, diciamo, della persona normale, come dire, che coltiva una passione per incontrare gli amici, per prendere il caffè, per farsi il piccolo lavoro in garage. Lì parliamo discorsi di persone che lo stesso ragionamento che possiamo fare, che comprano l'opera d'arte per metterla in salotto e poi magari rivendersela, oppure l'opera d'arte per metterla in cassaforte e poi magari rivendersela senza nemmeno averla guardata una volta e quant'altro. Quella forse non è passione, è semplicemente un modo per cercare di fare degli investimenti. Insomma, io credo che per l'appassionato, per il collezionista di moto, per quello che c'ha una bella vespetta vecchia che se la cura, piuttosto che il Moto Guzzi Falcone che era del nonno e così via, un ragionamento di questo tipo non è nemmeno proponibile. Insomma, siamo persone normali.